Ciao ragazzi, abbiamo visto come si realizza un metodo di stampa molto semplice con una patata tagliata a metà e colorata. Adesso vediamo invece un metodo di stampa un pochino più complesso, ma che comunque si può fare con strumenti che in casa avete tutti quanti. Allora, oltre alle solite tempere e a un pennello un po' grande, vedete? Non prendete un pennellino sottile perché sennò ci vuole più tempo. Ci occorre anche un piattino di plastica, una spazzola di quelle raccoglipelucchi che sono adesive, appiccicano, vedete? Poi ci serve una spugnetta per pulire la cucina o il bagno, nuova naturalmente, e asciutta, non usate la bagnata perché sennò il lavoro non viene. Un pennarello indelebile. Un paio di forbici e naturalmente un pezzetto di stoffa da stampare. Come si procede? Sulla spugnetta io vado a disegnare il pattern che mi interessa. Diciamo che voglio che ci siano un po' di stelline. Non importa che sia una cosa tanto precisa, l'importante è che vi piaccia. Io ho messo 3 stelline, facciamo 3 cuoricini. Poi che cosa possiamo fare? Dei fiorellini. E per ora mi fermo, poi vediamo se ci serve ancora qualcos'altro. Inizio a ritagliare i miei oggetti. Io vi consiglio sempre di ritagliare prima un pezzo e poi di rifinire, perché così fate meno fatica. Ecco, quasi finito, vedete, questa è l'ultima formina, vedete come faccio? Io, oltre a ritagliare il contorno, oltre a ritagliare, scusate, un pezzetto grande su cui si trova la mia formina, poi ritaglio la forma un po' più da vicino, in questo modo, così a questo punto io devo tagliare solamente questi piccoli triangolini che separano i petali del mio fiorellino. Ecco qua. Così diventa molto più facile. Anche perché non è facilissimo tagliare questa spugna, eh? Bisogna che abbiate delle forbici che taglino bene. Quando la vostra formina, vedete, ha questi filini tutto attorno, tirateli via perché sennò tendono a sporcare il vostro lavoro e non va bene. Poi, se avete bisogno di rifinire un pochino, magari mi è venuto un petalo con qualche spigolo, tagliate via lo spigolo. Ecco. Benissimo. Queste sono le formine che io ho scelto e ora non devo fare altro che andarle a posizionare sopra, appiccicarle sopra la mia spazzola. Le metto a distanza abbastanza regolare perché voglio che venga veramente un pattern. Quindi prima metto tutte le stelline, poi metto i cuoricini. Il prossimo cuoricino lo metterò qua e poi metto i fiorellini. Dovrebbe saltarvi fuori una cosa tipo questa. Come si procede adesso? È abbastanza ovvia la cosa. Io
vado sempre di pennello perché preferisco sporcarmi meno, però se avete altri sistemi usateli come volete. Ecco, naturalmente fate un po' di pulizia sul vostro ripiano, togliete tutto quello che non serve, forbici, pezzettini di spugna, tenete solo la vostra tela da stampare, il vostro attrezzo e la tempera per colorare il vostro stampo. Così ci vuole troppo tempo, per cui io ne metto un po' nel piattino e la prendo di lì man mano. Ecco, così posso lavorare meglio. Naturalmente a un certo punto dovete tenere sollevata la vostra spazzola perché altrimenti se l'appoggiate sporcate la tela. Attenzione. Cercate di essere veloci perché se il colore si asciuga, dopo lo stampo non riesce. Ecco qua. Adesso appoggerò la tela e faccio ruotare la mia spazzola. Purtroppo non è venuto tanto bene perché il mio colore era troppo, probabilmente troppo secco, o comunque la spugna era troppo secca lei, quindi si imbeveva velocemente di colore, si asciugava e non faceva in tempo a fare il mio motivo e quindi adesso riprovo facendo un colore un pochino più bagnato, un pochino più diluito di acqua. Ecco, diluito con un po' d'acqua il mio colore, vedete? E adesso provo ad andare più velocemente per vedere se l'esperimento riesce un pochino meglio. Ecco, stavolta le forme sono venute in maniera un pochino più riconoscibile, vedete? E questo è il mio pattern, che io naturalmente posso replicare tante volte, se avessi una stoffa grande lo potrei fare, inzuppando la mia spazzola con il colore, in modo da riuscire a ripeterlo tutte le volte che voglio. Ciao, ci vediamo presto!